Io la prendo così. Lorenzo Carrassale ci ha appena spiegato con grande efficacia come la nuova legge elettorale, in buona sostanza, come dire, mette una barriera rispetto alla possibilità di rappresentanza delle persone e del popolo. Nel caso nostro del referendum possiamo accentuarla. Non solo non si vuole dare rappresentanza e in qualche modo appunto ridurre la voce delle persone. Nel caso del referendum invece abbiamo il fatto che la maggioranza assoluta di cittadini italiani si sono pronunciati in modo chiarissimo e quel pronunciamento è disatteso e contraddetto. Questa è la situazione che abbiamo a quasi 3 anni di distanza del pronunciamento dei 2 referendum sull'acqua pubblica. Io li ricordo sempre, i referendum sono stati 2. Il primo, quello che abrogava l'obbligo della privatizzazione del servizio idrico. Il secondo era quello che ha abrogato la cosiddetta remunerazione del capitale, e cioè il fatto di poter fare i profitti sul servizio idrico con le bollette e con le tariffe dell'acqua. Bene, a quasi 3 anni cos'è rimasto? Quel grande pronunciamento referendario. Grande pronunciamento perché non solo dopo 15 anni siamo tornati a fare il cuore, quando votare appunto il 55% delle persone, mi ricordo ancora nelle settimane precedenti tantissimi che ci dicevano ma come pensate di raggiungere il cuore? È una vita che non si fa. E noi dicevamo, guardate che forse voi vedete un po' troppo a televisione e noi andiamo invece molto in giro a parlare con le persone. E comunque, andando a votare con il 55% delle persone, ricordo, il 95% votò appunto per quei punti. E il 95% del 55% fa la maggioranza assoluta, un risultato storico. Anche in altri referendum molto importanti nella storia del paese, ho in mente quello sul divorzio, quello sull'aborto, ci furono risultati molto importanti, ma come dire, con voti maggiormente divisi. Bene, a 3 anni di distanza ci tocca constatare questo. Guardate, non che per il risultato referendario non abbia prodotto per nulla effetto. Un effetto, lo ricordo sempre, l'ha prodotto, ha perlomeno bloccato il fatto che ci fosse la privatizzazione totale dell'acqua. Perché se non avessimo vinto il primo referendum, alla fine del 2011 tutto il servizio idrico sarebbe stato privatizzato. Quello l'abbiamo bloccato. E però i punti, diciamo, propositivi, l'indicazione politica che scaturiva da quel referendum, quello è stato completamente disatteso e contraddetto. Il primo referendum, in sostanza, diceva bisogna pubblicizzare. E a parte Napoli, Mosca Bianca, che effettivamente è l'unica città che ha ripubblicizzato il servizio idrico, qua ci sarebbe un discorso lungo da fare, la cavo con la parentesi, per noi ripubblicizzazione significa uscire dalla logica delle società per azioni, significa che i servizi pubblici, in primis il servizio idrico, devono essere gestiti da soggetti di diritto pubblico e significa promuovere la partecipazione. Napoli è l'unica che l'ha fatta, tutto il resto, tutte le altre città, con me, è rimasto aperto una discussione importante per stare qua vicino a Reggio Emilia, ma in molte città, da Torino a Palermo, Vicenza, dove l'indomani del referendum c'era aperta questa discussione, si è bloccata. Non solo si è bloccata, ci sono tutte quante le avvisaglie perché in realtà si torna a parlare di una stagione di grandi privatizzazioni nel nostro paese. Si sta iniziando dalle grandi aziende pubbliche nazionali, Poste, Ferrovie dello Stato, aziende importanti del settore metalmeccanico, e in controluce si dice fra un po' si tornerà a riprivatizzare le aziende dei servizi pubblici locali. E questo è il primo referendum. Il secondo referendum, quello che ha abrogato la cosiddetta remunerazione del capitale, cioè il patto di famiglia. Come veniva appunto adesso ricordato, sulla nuova tariffa costruita dall'Authority, il Fondo di Movimenti per l'Acqua, assieme a quelli del consumatori, ha fatto ricorso. Ricorso l'abbiamo fatto durante il TAR della Lombardia, perché diciamo il Tribunale Amministrativo abilitato, e proprio in questi giorni il TAR si è pronunciato, e ovviamente noi rispettiamo le sentenze. Il TAR si è pronunciato negativamente, ha confermato la nuova tariffa
che non chiamandola più remunerazione del capitale, la chiama autorifinanziare, ma ripristina la remunerazione del capitale, ma quello che è assolutamente sconvolgente sono le motivazioni di quella sentenza. Lì per poter dire, per poter giustificare che si fa il profitto sull'acqua, praticamente si argomenta che noi viviamo in un mondo in cui non c'è profitto. Si dice, nelle tariffe c'è il costo del capitale, non c'è più il tariffo, non c'è più il profitto. E il capitale che ha un costo, per cui si dice se uno mette il suo capitale per fare le automobili, anziché metterlo per fare le automobili lo mette nell'acqua e quindi quello è un costo, perché se lo mettesse in automobili appunto avrebbe una remunerazione. Lo mette nell'acqua e quindi quello lì è un costo. Per giustificare nuovamente che ci sono i profitti sull'acqua si deve dipingere un mondo in cui il profitto non c'è, c'è il costo del capitale. E però questo significa dire appunto che per quanto riguarda il secondo referendum, noi esattamente siamo di fronte al fatto che quel voto viene completamente negato. Allora, guardate, non la voglio fare troppo lunga. Questi fatti qua hanno a che fare con la democrazia, hanno a che fare con la via maestra. Io penso hanno molto a che fare con la democrazia, hanno molto a che fare con la via maestra. Sono il rovescio della medaglia delle cose che non leggo sulla legge elettorale, sono il rovescio della medaglia dell'attacco ai diritti del lavoro, perché guardate, riduzione degli spazi di rappresentanza, mettere i beni comuni sul mercato, attaccare i diritti del lavoro sono esattamente la stessa cosa. Tutto si tiene, non c'è bisogno di riannodare i fili sono già intrecciati per conto loro. Perché parlare appunto di beni comuni, parlare di lavoro, parlare di forma della democrazia, significa appunto parlare della nostra Costituzione e della sua attuazione. E da quando dobbiamo ripartire? Il movimento dell'acqua, a fronte, come dire, del fatto che appunto c'è questa, ci sono i referendum che sono stati fermati, loro sono stati contraddetto, avviato la riflessione. E la riflessione che ha fatto il movimento dell'acqua è esattamente questa. Perché si contraddice per il trattato? Anche qua la faccio con uno slogan molto sintetico. Probabilmente quel risultato viene contraddetto perché parlando di acqua e di beni comuni noi in qualche modo abbiamo messo in discussione un'idea di fondo, e cioè che è il mercato e la sua traduzione nel neoliberismo che deve regolare i rapporti sociali. E se è così, allora bisogna riprendere il filo e riannodarlo e regredire questi. E questi nodi, in particolare, io penso i nodi oggi stanno nella ricchezza, nella sua cattiva distribuzione, nella finanza che domina la vita di tutti quanti e nelle forme della democrazia. Qua veniva accennato sempre più di me da Lorenzo Cassari. Non solo la Costituzione non attuata, ma da un po' di tempo si è inserito il vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione, che discende a sua volta dal fiscal compact deciso in sede europea. Quella cosa lì, pareggio di bilancio in Costituzione, significa che bisogna tagliare la spesa sociale, che non si può ripubblicizzare l'acqua, che bisogna attaccare i diritti del lavoro, che prossimamente bisognerà sempre per stare dentro i vincoli del fiscal compact tagliare 50-60 miliardi appunto di spesa del paese. E allora questa cosa bisogna credirla, bisogna iniziare a dire che invece, come dire, la ricchezza c'è, che è malamente distribuita e che invece bisogna tornare a investire rispetto a quelli che sono i fondamenti che costituiscono i vincoli sociali di una comunità. E questa cosa appunto del pareggio di bilancio, io penso che sarà una grande questione su cui ripartire. E l'altra grande questione attiene alle forme della democrazia. Appunto, stanno facendo la legge elettorale che riduce gli spazi di democrazia e rappresentanza. Noi non solo dobbiamo dire che non va bene, ma dobbiamo rafforzare gli istituti di democrazia diretta e partecipativa. Lo dico con questo esempio. Nell'esperienza del movimento dell'acqua non c'è solo il fatto che i referendum sono stati contraddetti. Noi partimmo molto prima. Nel 2007, facendo una legge di iniziativa popolare,
per la ripubblicizzazione del servizio idrico, legge di iniziativa popolare che portando in Parlamento forti dell'aver raccolto 400.000 firme, quella legge lì di iniziativa popolare sta in Parlamento dal 2007, ad avuto se no neanche 20 ore di discussione. E per esempio allora mi chiedo se accanto a una grande iniziativa che mette in discussione il pareggio di bilancio non è venuto anche il momento di dire proviamo anche altri strumenti. Parlando di legge di iniziativa popolare, per esempio uno strumento molto avanzato, l'unico esistente nel paese, ce l'ha la Regione Lazio. Nello statuto della Regione Lazio c'è scritto che se viene promossa una legge di iniziativa popolare, se questa non viene discussa e approvata dopo un anno, quella si trasforma in referendum popolare. E guardate, non è un caso, perché poi io adesso vi parlo di tempo, ho parlato di cose non tanto positive del percorso del Movimento dell'Acqua, ce ne sono alcune positive. Una settimana fa, appunto, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la prima legge regionale per la ripubblicizzazione dell'acqua e l'ha fatto proprio in virtù di questo meccanismo. Perché l'abbiamo promosso, il Movimento dell'Acqua Laziale ha promosso la legge di iniziativa popolare un anno fa, il 30 di marzo finiva quell'anno, altrimenti si trasformava in referendum. Guarda caso, tutta la politica, forse si è un po' spaventata, per cui all'unanimità, centrodestra e centrosinistra, hanno votato la legge regionale per la ripubblicizzazione. E forse bisognerebbe ragionare su questo. Come altra cosa, io penso che bisognerebbe ragionare anche sull'istituto referendario. Per esempio, è ancora possibile dire che in un referendum a validità, se si supera il 50% dei votanti in un paese in cui ormai vanno a votare poco più del 50%? O forse non bisognerebbe iniziare a dire che magari certo, il 50% può essere la soglia, ma magari la si calcola sul numero di quelli che sono andati a votare nelle ultime elezioni. Forse magari ci sarebbe un po' meno furbizia di chi quando c'è il referendum invita ad astenersi. Insomma, li voglio usare solo come esempi per dire che sul serio la via maestra può ripartire. E mi piace dire che la via maestra può ripartire qua da Marzobò. Penso che appunto però deve ripartire da queste cose molto precise, molto concrete. La finanza, la ricchezza, il lavoro, i beni comuni, le forme della democrazia. Su questo io penso che la discussione che facciamo oggi è importante. E poi tutto questo va sorretto anche dalla mobilitazione sociale. Il Movimento dell'Acqua ha deciso proprio in questi giorni di proclamare una grande manifestazione nazionale il prossimo 17 di maggio per i beni comuni, la democrazia, contro le privatizzazioni. Una manifestazione nazionale che non vuole essere solo del Movimento per l'Acqua, ma che vogliamo costruire con tutti i soggetti che vogliono dire e vogliono battersi perché i beni comuni sono sottratti al mercato e perché sul serio ci sia, come dire, il rispetto della democrazia. Lo vogliamo fare con tutti quelli che hanno costruito il 12 ottobre, con altri soggetti ancora, quelli che hanno vita alle mobilitazioni anche il 19 di ottobre, e via dicendo, perché noi abbiamo bisogno di una grande iniziativa di proposta e anche di tornare anche a costruire la mobilitazione sociale del paese. Io penso, come dire, che se questo messaggio esce anche da qua, io penso che sul serio dell'aeroporto oggi possiamo dire riprende il percorso della maestra.